Una buona giornata, cari amici, e bentornati sul mio canale. Oggi parliamo della stagione 2016-2017, ovvero un'annata all'insegna della continuità rispetto a quella precedente. Perché mai come nell'estate 2016 le operazioni di mercato portate a termine dal Chievo sia in entrata che in uscita sono state veramente poche. Evidentemente la società ha ragionato secondo il motto squadra che vince non si cambia. Per dirla meglio, squadra che arriva nona a quota 50 punti non si cambia. Evidentemente i dirigenti clivensi ritenevano che non ci fosse bisogno di grosse novità nell'organico per affrontare al meglio la stagione successiva, una strategia che tutto sommato nella stagione 2016-2017 si è rivelata vincente, ma poi in quelle successive ha presentato il conto, nel senso che probabilmente se la rifondazione Clivense fosse partita già dalla stagione 2016-2017, quindi dall'estate del 2016, negli anni successivi ci sarebbero state meno sofferenze e meno risultati deludenti, però di questo poi ne parlerò, nei prossimi video. Parlando degli acquisti, il più importante, senza ombra di dubbio, è il ritorno dal Palermo di Stefano Sorrentino, lo straordinario portiere arrivato a Verona nel 2008 e capace di imprimere il suo marchio, di mettere i suoi guantoni su tanti risultati importanti ottenuti dal Chievo e quindi su tante salvezze che la squadra gialloblu è riuscita a conseguire. Un ritorno che non è stato celebrato all'unanimità dai tifosi, che comunque non hanno perdonato a Sorrentino l'addio nel gennaio del 2013, un addio un po' burrascoso, però insomma io credo che nel momento in cui un giocatore dà sempre l'anima quando indossa la maglia di una squadra, gli si possa perdonare anche eventuali capricci, eventuali dichiarazioni fuori luogo, sempre che Sorrentino le abbia fatte. Credo che alla fine siano molti di più i momenti in cui Sorrentino ha fatto gioire i tifosi del Chievo piuttosto che quelli in cui Sorrentino li ha fatti arrabbiare, quindi credo che l'incertezza, i dubbi dei tifosi riguardo al ritorno di Sorrentino, il rancore o presunto tale nei suoi confronti, alla fine sia durato decisamente poco. Oltre a Sorrentino, il Chievo prende dall'Anderlecht Samuel Bastien, un centrocampista decisamente interessante, ben dotato sia sul piano fisico che tecnico, un giocatore che può risultare un'alternativa interessante per la mediana clivense che di qualità e di sostanza ne ha a bizzeffe. Inoltre, per dare respiro a Walter Birsa, sulla tre quarti viene preso Jonathan de Guzman, giocatore arrivato al Napoli nell'estate del 2014 come alternativa al centrocampo partenopeo, ma giocatore che tanto in azzurro quanto nell'ultima parte della stagione 2015-2016 con la maglia del Carpi non è riuscito a convincere fino in fondo e quindi spera con la maglia clivense di togliersi delle soddisfazioni. Inoltre, sul fronte cessioni saluta Mpoku, che è stato un po' la delusione dell'annata precedente, è arrivato con grandi aspettative dopo la bella annata a Cagliari e poi però incapace di rendere per quelle che erano appunto le aspettative. Se ne va Pinzi che firma per il Brescia, se ne va Pepe che l'anno precedente era stato l'ottima alternativa a Birsa ma in estate firma per il Pescara e sempre alla formazione abruzzese viene ceduto Albano Bizzarri che nonostante abbia disputato due ottime stagioni nei 2 anni precedenti, deve lasciare il posto a Sorrentino e quindi di conseguenza si trova un'altra squadra. Quindi il Chievo si presenta alla stagione 2016-2017 senza troppi cambiamenti e come da prassi per
per le squadre di Maran e più in generale per il Chievo nella maggior parte delle sue stagioni, la partenza è decisamente positiva. Addirittura nella prima giornata contro l'Inter di De Boer, il Chievo vince per 2-0 grazie a una splendida doppietta di Walter Birsa. Ricordo molto bene quella partita, ero al Bentegodi, fu una partita ben giocata dai gialloblu che seppero soffrire nei momenti di massima pressione dell'Inter con grandi parate di Sorrentino, che battezzò nel migliore dei modi il suo ritorno a difesa della porta clivense. Chievo che poi appunto vinse per 2-0 grazie alla splendida doppietta di Walter Birsa, che confermò fin dalla prima partita quanto di buono aveva fatto vedere nell'annata precedente. Nelle giornate successive l'ottimo rendimento del Chievo prosegue, Chievo che pareggia per 1-1 in casa con la Lazio, sempre tra le mura amiche batte per 2-1 il Sassuolo, vince in extremis alla Dacia Arena contro l'Udinese con gol all'ultimo secondo di Fabrizio Cacciatore, che proprio in questa stagione migliorerà il suo apporto per quanto riguarda la causa clivense rispetto all'annata precedente. Quindi un Chievo che si conferma una squadra decisamente piacevole da vedere, ma anche capace di fare risultati. Come spesso accade nei mesi di ottobre e novembre, il Chievo ha un momento di calo per poi riprendersi nella parte finale del girone di ritorno, soprattutto tra novembre e inizio dicembre, e in questo periodo va citata una vittoria decisamente importante, ovvero quella per 2-0 al Renzo Barbera contro il Palermo. Non tanto dal punto di vista della classifica, perché comunque tra i gialloblu e rosanero c'erano diversi punti di distacco, quindi non era, diciamo così, eccessivamente uno da considerare come uno scontro diretto, però è la partita in cui Sergio Pellissier segna il suo 100° gol in Serie A con la maglia del Chievo. L'ennesima prodezza, l'ennesimo exploit di questo straordinario giocatore, del capitano, dell'emblema, del simbolo del Chievo, che con i suoi gol belli e soprattutto importanti continua a far emozionare il pubblico gialloblu. La formazione di Maran in quel periodo conquista altre vittorie importanti, come quella per 1-0 contro il Cagliari in casa grazie al gol decisivo di Gobbi, per 2-1 contro la Sampdoria grazie ai gol di Pellissier e Meggiorini. Quindi un Chievo che disputa un ottimo girone d'andata, chiuso a 25 punti e con un ampio margine sulla zona retrocessione. Un Chievo che però nelle ultime due giornate del girone d'andata comincia a calare, perché perde per 3-1 contro la Roma e per 4-1 addirittura in casa contro l'Atalanta. Questo momento difficile prosegue all'inizio del girone di ritorno, visto che il Chievo perde sia contro Inter che contro la Fiorentina. Però poi, come spesso accade, nel momento più difficile il Chievo riesce a tirare fuori le unghie e il carattere e si tira su da una situazione che iniziava a farsi complicata. Infatti il Chievo, nella terza giornata del girone di ritorno, a Roma contro la Lazio, grazie a un'eccezionale partita difensiva e al guizzo nel finale di Roberto Inglese, riesce a tornare alla vittoria, respirando un po' in classifica, anche se non era ancora il momento di preoccuparsi eccessivamente dal punto di vista del margine sulla zona retrocessione. Il Chievo comunque si riprende, nelle settimane successive conquista delle vittorie importanti, come quella per 3-1 al Mapei Stadium contro il Sassuolo, quella scintillante per 4-0 contro l'Empoli, quella per 2-0 contro il Pescara, e mette una seria ipoteca sulla salvezza e può pensare di disputare un campionato sul livello di quello precedente, quindi nella parte sinistra della classifica. La svolta in negativo in vista del finale di stagione per il Chievo è rappresentata dalla sfida contro il Bologna in programma al Dall'Ara. Il Chievo va in vantaggio per 1-0 con Castro, però nell'intervallo evidentemente succede qualcosa, la squadra non rientra con la giusta determinazione, il Bologna vince per
4-1 con pieno merito. Quella sconfitta evidentemente ha degli effetti decisamente negativi sul Chievo, che perde anche le quattro partite successive. Era diverso tempo che la formazione clivense non perdeva 5 partite consecutive, però, come era successo già nei mesi passati, nel momento in cui il Chievo deve dare un segnale, non tanto per evitare di essere risucchiato nella lotta a salvezza, perché comunque c'era ancora un buon margine, ma per evitare di chiudere in maniera disastrosa la stagione, il Chievo non fallisce mai l'appuntamento. Infatti, nella sfida contro il Genoa in programma a Marassi, il Chievo, nonostante affronti una squadra con decisamente più motivazione, perché quel Genoa allenato da Juric era in piena lotta per non retrocedere, il Chievo va sotto per 1-0, poi vince per 2-1 e mette la parola fine, diciamo così, al momento difficile che aveva attraversato nelle settimane precedenti. Nelle ultime giornate, pareggia contro Sampdoria e Palermo, perde contro la Roma nella penultima partita di Francesco Totti, perde anche all'ultima giornata contro l'Atalanta e chiude al 14° posto, quindi un risultato inferiore rispetto all'anno precedente in un campionato altalenante, soprattutto nel girone di ritorno, ma che comunque ha regalato diverse vittorie gustose e importanti alla formazione gialloblu. Parlando di singoli, uno degli uomini in copertina di quell'annata è stato certamente Roberto Inglese, un giocatore che fin dall'inizio della stagione si è assunto la responsabilità di essere il principale realizzatore clivense. Non era scontato che fosse lui, c'era Floro Flores, c'era Meggiorini, c'era Pellissier, quindi dopo i 3 gol realizzati nell'anno precedente, ripeto, non era scontato che fosse lui il bomber gialloblu, e invece Inglese non ha deluso le aspettative, ha sfruttato ogni chance che Maran gli ha concesso, si è confermato un attaccante importante sia sul piano fisico che su quello tecnico e ha chiuso la stagione con 10 gol, quindi risultando uno degli attaccanti migliori della storia del Chievo per quanto riguarda i gol realizzati in una singola stagione di Serie A. Alle sue spalle nella classifica marcatori gialloblu figura Sergio Pellissier, che sotto la guida di Maran incontra una sorta di seconda giovinezza dopo i problemi nell'ultimo periodo con Corini, un giocatore che già nei 2 anni precedenti aveva messo a segno gol importanti e in discreto numero, anche se non sui livelli degli anni precedenti, però un giocatore che nel 2016-2017 mette a segno 9 gol, quindi uno dei suoi migliori bottini in Serie A, e contribuisce al campionato tranquillo condotto dalla formazione clivense. Per quanto riguarda il centrocampo, impossibile non citare Walter Birsa e Lucas Castro, ovvero i due alfieri della formazione gialloblu, i due giocatori che di fatto hanno cambiato il modo di giocare della squadra clivense. Birsa ha dato qualità tra le linee alla formazione gialloblu, Castro ha contribuito a far sì che la manovra offensiva fosse sempre pressante e ben orchestrata e ricca di uomini che accompagnano l'azione. Infatti Castro si conferma un micidiale box to box, in grado sì di dare sostanza al centrocampo e di aiutare in fase difensiva, ma anche di proporsi con continuità sotto porta, tanto è vero che migliorerà il suo score rispetto all'annata precedente mettendo a segno 5 reti. Un altro giocatore che va citato assolutamente Stefano Sorrentino, che è tornato garantendo un ottimo rendimento tra i pali della porta clivense. Nel momento in cui è stato infortunato, Seculin l'ha sostituito nel migliore dei modi. In difesa, Cacciatore sulla destra e Gobbi sulla sinistra hanno garantito spinta e copertura sulle
sulle corsie esterne. La coppia centrale formata da Dainelli e Gamberini ha garantito esperienza e solidità al reparto arretrato. Parlando di alternative, certamente Jonathan De Guzman, quando è stato chiamato in causa, ha dato il suo contributo, così come Bastien, che dopo un inizio un po' di ambientamento in cui faticava a trovare spazio, soprattutto nel girone di ritorno e ancora più specificamente nella parte finale del campionato, è stato impiegato con continuità da Maran e ha ripagato la sua fiducia con prestazioni importanti, candidandosi per un ruolo ancora più significativo nell'annata successiva. Bene, questo era il racconto dell'annata 2016-2017, spero che il video vi sia piaciuto, vi invito come al solito ad iscrivervi al canale, a mettere mi piace, a raccontarmi aneddoti che ricordate su quella stagione e ci vediamo domani con un altro video.